La croce di Gerone del X secolo segna una svolta definitiva verso un'immagine di Cristo mortale e più realistico. Alta 187 cm e larga 165 cm, è la prima scultura a tutto tondo a grandezza naturale della crocifissione giunta fino a noi intatta. È in effetti un'opera impressionante che mostra un Cristo umanizzato dalla sofferenza. Il corpo, contorto, pende dalla croce a tal punto che le braccia formano una V sotto l'effetto del peso. Abbiamo davanti a noi una persona morta con gli occhi chiusi e la testa che ricade sul petto. La ferita provocata dalla lancia sul fianco di Cristo fa uscire un rivolo di sangue, mentre la pancia rigonfia e i muscoli delle spalle in evidenza descrivono un corpo cadente, umile e decisamente umano. Prima di quest'opera le raffigurazioni della crocifissione evitavano o minimizzavano qualsiasi riferimento alla sofferenza e si concentravano più che altro alla natura divina di Gesù. Questa scultura è realizzata in legno, dipinto e parzialmente dorato. Si trova nel Duomo di Colonia, in Germania, all'interno di un'apposita cappella. Il corpo, l'aureola e la croce sono originali, mentre il sole e l'altare in stile barocco vennero aggiunti nel 1683. Non sappiamo chi sia l'autore. L'opera fu commissionata da Gerone, arcivescovo di Colonia, durante il periodo ottoniano segnato dalla dinastia degli Ottoni, che regnarono in un'ampia regione dell'Europa settentrionale e dell'Italia dal 963 al 1002. L'immagine di Cristo, così umanizzato, ebbe una profonda influenza su tutta l'arte cristiana che seguì. Gli artisti negli anni successivi diedero vita a un immaginario sempre più realistico. L'iconografia della sofferenza e del Figlio di Dio mortale divenne un simbolo sempre più frequente nella storia dell'arte, da Giotto a Duccio di Buoninsegna, fino a Matthias Grunwald, Diego Velázquez e Rembrandt. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!